Questo servizio è offerto dalla Voce del Popolo, il settimanale della Diocesi di Brescia. Donum Vitae, l'associazione che si occupa dei temi per la vita, è approdata a Brescia su iniziativa dell'Ufficio per la Salute guidato da Don Maurizio Funazzi. L'iniziativa è stata tenuta a battesimo dal Cardinale Lios Greccia, principale promotore del sodalizio. Una delle frontiere più interessanti della ricerca scientifica è quella delle cellule staminali, perché sta aprendo nuove prospettive terapeutiche nel campo della medicina. Del tema si è occupato il convegno organizzato dall'Associazione Donum Vitae presso il Centro Pastorale Paolo VI di Brescia, con i contributi di Ornella Parolini, direttrice del Centro di Ricerca Madre Eugenia Menni, e del Cardinale Elios Greccia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita. Grazie ai nuovi studi, la ricerca medica oggi è rigenerativa, ha come fine cioè quello di rigenerare i tessuti attraverso l'impianto di cellule. In questo modo la scienza suscita molte speranze per la cura di alcune malattie degenerative e oncologiche. Tuttavia bisogna essere cauti, perché la ricerca pone anche questioni etiche che non possono essere ignorate. Il desiderio di arrivare a conoscere meglio e di farlo in una maniera che sia corretta e autentica va ad alimentare quella forza che il ricercatore stesso ha bisogno, che è quella di dedicarsi allo studio e alla conoscenza di quanto ancora gli sta davanti, ma che magari non è completamente rivelato. Il convegno di sabato 25 maggio ha inaugurato l'attività sul nostro territorio dell'associazione Donum Vitae, promossa dal cardinale Elios Greccia. L'etica non è fatta per frenare la scienza, la ricerca e il progresso scientifico, ma è fatta per indicare la via, la strada, il metodo, anche perché ciò che la scienza afferma e acquisisce sia rivolto al servizio dell'uomo. Solo seguendo tale percorso, la ricerca scientifica può essere uno dei pilastri della nostra civiltà, facendo incontrare credenti e non credenti sul terreno del valore assoluto della vita.